Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima, non so se chiamarla reaction o un prova a non, insomma, o chiamarla challenge o sfida, non lo so di preciso, perché quest'oggi ragazzi andrò a visualizzare il video che Daniele, che è uno dei miei iscritti, lo conoscete tutti, Daniele Dell'Omo, che saluto, ha caricato sul suo canale apposta per me. Mi ha detto, guarda, io ho caricato sto video, è stato pubblicato il 17 dicembre, tra l'altro, quindi quasi una settimana fa. Io carico sto video, tu, visto che mi ha detto che di solito nelle prove a non ridere non rido mai, ho voluto provare a farti ridere. Per cui il video dura 37 minuti, quindi sarà abbastanza lungo, ragazzi, su questo vi avviso, però ovviamente non è che posso mettere a fare tagli o robe del genere, per cui non ho la minima idea di cosa aspettarmi. Andiamo a guardare sto video, vediamo di che si tratta. Se è una prova a non ridere, ti avverto che proverò a tutti i costi a non ridere. Okay. In collaborazione con la sciurma. Eh sì, mi aveva accennato che magari aveva organizzato sto video insieme ad altri di voi, quindi insomma ancora meglio, ancora più carino. Sì, sono prontissima. Ok, dai, sono pronta. Sono costretta a rivedermi il video dei ragni fatti in insetti. Apriamo. Eccolo! È lui! Come fa a chiamarsi Inferno for Man? Figlio di... Ma che cazzo! Non ci credo, hanno fatto una compilation dei miei momenti. Eccola. Non ci credo. Un totem. Fermi tutti. Di che colore è? Giallo. Cazzo, 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 cazzo. Non ci sta a credere. Voi siete impazziti. Chi è che odio? Ma voi siete pazzi. Infatti, del tutto. In che senso ti abbiamo fregato? No, non ci sta a credere. Ciao. Certo, certo, come no. Sì, ma calmati. Oh. E chi arriva? Attenzione. No! Ma com'è chi è? Puntando la pistola. Sì! Oh Gesù. Addirittura! Madonna, ma dai! Oddio! Oh. Anch'io mi voglio bere così tanto, addirittura! Eccola chi è, ecco chi è che mette sempre il dislike. È lei. Oh, Clem. Oddio. Ma dai, è bellissima sta cosa. Ma
No! Non ci credo! Ci sono io, tesoro! Non ci credo! Oddio, cosa? No! Ah, addirittura! Oddio, sì, che sono felice, è stata una cosa. C'è un pensiero super originale, fantastico. No! Pure Pennywise, ma dai. Oddio, no, sì! Cioè, raga, no, ma di che stiamo a parlare? Ciao a tutti, sono Stefano, conosciuto anche come Vice Divo sul web. Aspettate un attimo, c'era un messaggio. Ciao cara, sono The Wolf Denton 20 e ho creato questa clip per te. Non sono riuscita a mostrarmi in video, ma spero tu possa apprezzare questo piccolo gesto. Buon Natale, ti voglio bene. Ciao a tutti, sono Stefano, conosciuto anche come Vice Divo sul web. Lo so, fa molto Sabaku no Maiku, ma in questi casi penso che funziona. Siccome siamo ormai vicini al Santo Natale e siamo in pieno periodo di avvento, chiedetevi questo bel berrettino. Il buon vecchio Danny, uno degli iscritti suoi giocherina, ha pensato di fare una bella collaborazione tra tutti noi per fare gli auguri Natale. E pensare che sono già trascorsi quasi 3 anni che io sono il suo iscritto. Sembra ieri. Ricordo benissimo come iniziò la faccenda. Cercavo a destra e a sinistra un gameplay del gioco che stavo uscendo, di una saga che io ovviamente avevo già giocato i primi 2 capitoli, Dark Souls 3. Cercando tra i vari siti e tutto, cercando su YouTube, mi ciccia fuori il gameplay Dark Souls 3 col suo nome, Giocherina. Ed era stato appena caricato il primo episodio. Incredibile, ma vero? Ovviamente, preso dalla curiosità, apro il video, lo guardo e appena visto il primo episodio, come potevo non iscrivermi? Ma la cosa che mi saltava anche molto era anche il finale, dove c'è scritto Preket sopra. Si vede come me, dice, perfetto, iscritto subito, là, now, subito. Da quel momento non mi sono più fermato, mi sono letteralmente, permettetemi la parola, drogato nei suoi video. Come sia riuscita lei a riempire le mie giornate con i suoi gameplay? È incredibile, non posso che dirgli grazie di tutto, incredibile. Sono orgogliosissimo di essere un suo iscritto e vi prego non fermate mai. Ringrazio anche buon vecchio Danny per l'opportunità, ovviamente. Che posso dire se non grazie? Non esiste grazie, un'altra parola che non sia porca miseria di grazie, però che banali così non esiste. Non esiste qui in italiano, quindi posso dire grazie, grazie veramente di cuore per tutto quello che fa e veramente grazie. Buon Natale a lei e a Rodrigo. A Passo te. la parola a Alessandra. Vai. Buon Natale a te, Cara grazie. giocherina, buon Natale! Non te l'aspettavi, vero? Ti No. abbiamo fregato. Quale youtuber può dire che ha una community che gli fa gli auguri così? Nessuno. Puoi dirlo, persona fortunata. Alessandra, come vedi, sono talmente pigra da non darmi neanche un nick. E ti parlo dalla ridente cittadina di Catania che oggi ha dato il meglio di sé con questa bellissima giornata. Ti volevo fare gli auguri di Natale. Ho deciso di entrare in questo progetto un po' folle. A questo proposito ringrazio quel folle di Daniele che ha avuto l'idea.
e noi che siamo stati altrettanto folli restargli dietro in questi giorni. Come ti ho conosciuto? Ti ho conosciuto tramite Life is Strange. Io per tanto tempo non ho giocato, perché una console non ho mai avuta, non ho mai avuto una Play, sono sempre stata PCista accanita, come tu sai. Io ho passato la mia giovinezza con questo, sono le nottate, ho perso il sonno con questo gioco. Poi quando mi sono comprato il portatile, il primo gioco che ho deciso di prendere è stato Valiant Hearts, perché a me piace la storia, e quello è un gioco fighissimo. D'accordo. E poi è arrivato Life is Strange, che mi ha acchiappato veramente tanto. E niente, un giorno cercavo un gameplay e ti ho beccato. E ho detto, bah, una cosa interessante. Poi, perché non era il solito walkthrough, c'era qualcosa in più, su certe cose le capisco al volo. E quindi poi piano piano mi sono andata a recuperare un po' tutti i tuoi video, tutti no, perché sono un casino. E ti dirò, io te l'ho anche detto altre volte, che i tuoi video migliori sono i corti, perché c'è un'idea dietro, è un'idea anche fatta bene. Detto questo, questi sono convenevoli, diciamo, volevo dirti una cosa importante. Mettiamola così. Tu hai un dono. Hai il dono di farci, se non saremmo qua in tanti, farti gli auguri, farci stare bene. Ma non farci stare bene. Te l'ho anche scritto nella famosa letterina. La tua è una sorta di psicoterapia a distanza, che tu riesci a metterci un qualcosa di più, che innanzitutto è la tua sensibilità, e non te la devi mai vergognare di questo. Tu ci fai sentire importanti, questa è la cosa più importante, ci fai sentire importanti. Quando facciamo le live è come se veramente stessimo tutti insieme in una stanza a parlare del più del meno, a chiacchierare. Questo è strano, cioè, per un mezzo come YouTube, che in fondo insomma non è esattamente certe volte il massimo della sincerità e della vita. Però io ho imparato un po' di cose nella mia un pochetto più lunga vita della tua, e ho imparato per esempio che bisogna dare fiducia alle persone. Sembra strano dirlo, mi ha aiutato in un momento, cioè questo non è esattamente il momento migliore della mia vita, diciamo, perché è come se scoprissi che anche avere una sensibilità pesante, prepotente, poi può essere usata in maniera positiva e non solamente per straziarci l'anima come tutti. Cosa dirti, oltre che un buon Natale a te, a Rodrigo, alla tua famiglia, che noi non vediamo, io non vedo l'ora, tutti non vedono l'ora di stare un po' con te, non vediamo l'ora che tu torni in Italia, grazie, di abbracciare, di poterci parlare. Tu, Rodrigo, a cui noi vogliamo bene tanto quanto te, non come te, perché è diverso, ma gli vogliamo bene, così glielo puoi dire, lui lo sa, ma noi glielo diciamo, lo stesso. Come vedi, poi ognuno di noi si è impegnato per fare questo video, e abbiamo scoperto un po' anche quanto sia complicato fare un video. Per esempio io ho deciso di mettermi così, così sembro un po' meno disadattata, ecco. Però insomma, quello che ti auguriamo, quello che io ti auguro, è di continuare a fare quello che ti piace, come lo sai fare tu, continuare a essere amici in questo modo un poco strano, sperando che di poter approfondire. Niente, buon Natale a te, buona vita, buon anno nuovo a te. Niente, ti voglio bene anch'io. Hola Joke, io sono Andrea Boschetti, in arte Bosco Incantato, e ti sto facendo gli auguri di buon Natale, perché sei una persona dolce, simpatica e che mi fa emozionare.
Voglio augurarti questi auguri di Buon Natale perché sei una delle youtuber che preferisco e quando fai i tuoi video mi emozioni moltissimo, soprattutto durante Life is Strange e Life is Strange Before the Storm, che mi hai fatto emozionare molto. E quindi continua così, sei una brava youtuber e ti voglio tantissimo bene. Anch'io. Quindi auguri di Buon Natale e felice a anno te. Nuovo grazie. Sia a te che a Rodrigo. Grazie. Ti mando un bacione e Feliz Navidad. Ciao giochina, mi chiamo Patrick, aka Papino Mercy su YouTube. Allora ti racconto come ti ho conosciuta. Ti ho conosciuta un paio di mesetti fa, durante quest'estate. Tra il mese di marzo e aprile, se non sbaglio. Una serata decisi di guardarmi una serie walkthrough, sfogliando tra i video di YouTube. Allora, io di solito nelle mie classiche forse serate mi guardo una serie TV. Tra cui una serie TV che guardo molto spesso, anzi diciamo una serie di quelle serie TV che mi guarda appunto le serie della DC, che in specifico mi piace più quella di The Flash, come già ti ho menzionato nella precedentemente live, quella per ultima se non sbaglio. Allora, quindi io in quella serata decisi di cercarmi una serie oltre da guardare, in specifico la serie perché Until Dawn. Allora, Until Dawn appunto è la serie in cui ho visto questo canale, Giocherina, questa ragazza che fa questi video. Quindi ero interessata a vedere come giocavi, appunto, il tuo modo di esprimerti dentro un gioco, cioè immedesimarti. Quindi io cominciai quindi a guardare quindi questa serie Until Dawn da te, perché allora, precedentemente io l'ho già guardata da qualche altro youtuber, però stavo cercando diciamo uno stile di un gioco, vivendolo in modo diverso, quindi io cercavo qualcosa di, possiamo dire, tra virgolette, unico. Allora, quindi cominciai a guardarla. Vedevo te giocarla così, come se davvero guardassi un film di quelli tristi, non so come chiamarli, perché tu giocandoli ti esprimevo le emozioni pienamente, che credo che nessun altro youtuber non lo faccia, di quelli che Zoddo seguivo, quindi cioè seguo ancora ma non così tanto. Quindi in breve, giocherenti, voglio dire che tu quando giochi questi alcuni videogiochi, walkthrough soprattutto, tutti medesimi nei giochi che davvero tutti noi ci fai emozionare, magari forse pure uno di noi scenderà qualche lacrima prima o poi. E direi che tu sei già molto unica quando porti questi tipi di video, soprattutto te, perché nessun altro credo che esista come te. Quindi voglio dirti che per me ora sei diventata la mia nuova preferita walkthrough. Grazie. Non so per gli altri, però quando vedo che porti qualcosa subito vado a prepararmi diciamo per la serata per guardarmi appunto il tuo video. Allora, parlando di un'altra serie che l'hai portata recentemente, magari poco dopo. Until Dawn l'hai portata molto tempo fa, però io l'ho vista dopo perché ti ho conosciuta molto dopo. Forse magari hai cominciato a portare video da molti anni fa. Mentre l'altra serie che ormai ha spopolato, credo, YouTube un paio di mesi fa, ovviamente quella credo che ha distrutto proprio i tuoi spettatori, secondo me. No, io dico la verità, dal punto di vista emozionante, vabbè. È Detroit Become Human. Un gioco purtroppo che è stato così emozionante che non c'è stato neanche un attimo per pensare a qualsiasi cosa dovessi pensare. Detroit Become Human è stata una serie che davvero hai dato molto appieno a te stessa. Mi hai spaccato il cuore, mi hai fatto emozionare. Quasi quasi mi sono messo pure a piangere in un episodio. Quindi, giocherina, in breve, qualche situazione mi ricordo. Diciamo, quando giocavi nelle vesti di Connor, soprattutto, c'era una missione cui dovevi tipo correre, nel senso una situazione veloce. C'erano le quick time event veloci, che là sei pure un po' scossa. Ovviamente uno quando lo gioca si medesima, si sente così come se fosse una vita reale e tremi, quindi non sai cosa fare. Per me nessun problema. Come hai giocato? L'hai giocato alla tua versione. Quindi, giocherina, le mie ultime parole che dovranno uscire dalla mia bocca. Tu ci hai fatto emozionare tutti quanti, ci fai emozionare fino ai tuoi ultimi giorni. Allora,
Giuliana, ti auguro un buon Natale. Scusa, non ho le vesti natalizie perché stanno, come si chiamano, scantinato sopra. Purtroppo non posso prendere, quindi credo forse sarò quasi l'unico che non avrà un cappello natalizio e così via. Tranquillo. Però mi sono preparato per bene a fare questo video. Ci ho messo tipo un bel po' di tempo perché all'inizio l'ho rifatto il video prima, però purtroppo ho avuto problemi di audio, che poi ho dovuto fare una settimana tipo dopo il video. E finalmente sono riuscito, quindi mi sono sforzato di fare il tuo video pur facendolo bene. Quindi ti dico grazie che ci trasmetti queste emozioni. E Grazie un buon Natale a te e a a te, Rodrigo. grazie. Passa il segnale di Vale. Sabrina, ciao! Allora, sono mezzo impossibilitata a muovermi perché ho questo pupo gigante che mi sta occupando mezza sedia, il pupo in mezzo e la gatta che non so se vedi, Luna, è praticamente in braccio mio e ha deciso di contribuire anche lei a fare questo video. Mi presento, sono Valentina e in arte, nei social, sono Lady Vale 93, quindi più o meno avrai capito chi sono. Innanzitutto io ti conosco su YouTube dal 2012 con la tipologia di video che era quella dei video acquisti e mi aveva stupito molto questa cosa perché di solito, almeno all'epoca, perché adesso non vedo più di tanto questo format, veniva fatto da maschi e mi ha stupito vedere te, è molto semplice, molto spicciola. È un po' come sono io e mi ha fatto piacere vedere che una ragazza ama i videogiochi. L'anno in cui ti ho iniziato a seguire avevo appena finito scuola e quindi la cosa è stata molto più semplice per me perché io ero in una classe per 5 anni superiori, c'è da precisare, ero in una classe di sole ragazze, 22 per la precisione, e quindi non c'è stata una, forse, vabbè, una sì, ma non c'è stata una in particolare che amasse i videogiochi. Anch'io ho la passione per i videogiochi, non come magari te in particolare, perché tu ami moltissimi videogiochi, io amo, diciamo, quei pochi e devo ringraziare mio fratello perché è lui che mi ha passato questa passione. Insomma, eri molto spicciola, veloce, simpatica, quindi da lì ho iniziato a seguirti e ho scoperto che c'era qualcuno con i miei stessi interessi sostanzialmente. E ciò che mi ha anche colpito di te erano i tuoi video riflessione, che sinceramente ho apprezzato sempre tanto perché, diciamocelo, non tutti alla nostra età fanno questi discorsi e a volte mi sembra di essere una vecchia inside, ma sarà il grado di maturazione, non lo so. Però ti assicuro che quelli li seguivo sempre con molta frequenza e non ho mai commentato moltissimo all'epoca perché avevo altre problematiche. Nel 2015 ho avuto una sorta di crollo psicologico che mi ha durato un anno e mezzo, ma non stiamo qui a divagare perché sennò veramente andrei avanti, ma comunque tranquilla, sto bene, non piangere. Poi nell'ultimo periodo, appunto, visto che mi sono laureata e tutto, sono riuscita a seguirti molto di più, mi fanno morire tantissimo i gameplay che fai sugli horror. Io ogni volta mi sbellico dalle risate perché penso che se fossi stata al tuo posto sarei stata uguale, e quindi quello veramente, ogni volta mi strappa un sorriso e veramente. Non seguo YouTubers in particolare che fanno gameplay, però tu sì, perché non so neanche come, non so trovare le parole sinceramente. Sarò banale probabilmente, ma sei simpaticissima, fai divertire, strappi un sorriso anche quando ci sono delle giornate veramente pesanti. Poi c'è da dire che nelle tue live sei sempre molto gentile e non si trovano spesso persone che saluta tutti e magari con ognuna interagisce, chiede come va, come sta. Per me questo è importante perché vedo che molti YouTubers non lo fanno. Io capisco che hanno molti più iscritti, tanti, io capisco, non è facile stare dietro a ognuno, però voglio dire, tu dai un'importanza a tutti, o anche perfino le lacrime negli occhi. Cercherò di non piangere anch'io perché sono una persona molto emotiva e ho arginato questa mia emotività perché molti anni fa ero molto peggio. Però ti dico, non ho parole. Mi fa piacere vedere questa tua interazione con ognuno di noi e fai sentire importante ognuno di noi. Tu dici che siamo, vero, noi che facciamo la differenza nel tuo canale, però secondo me è anche tu che fai la differenza. Sostanzialmente sei tu, perché è tuo il canale e tu sei tu, ci metti tu la tua faccia, ci metti tu la tua creatività nei video, che
su YouTube questo secondo me manca tanto. Io sono su YouTube dal 2009, anche se non sembra, perché io ho solo 1200 passi iscritti, però ho cambiato tantissime volte il genere, il format, non sono mai riuscita a trovare qualcosa di fisso. Adesso sì, perlomeno faccio cover, quindi, e questo mi rende felice. Bravissima. E vedo che le persone sono felici. È importante che le persone sentano questo, che tu fai la differenza e tu aiuti le persone. Secondo me questo vuol dire tanto. Ti ripeto, nel 2012 ti ho seguita dietro le quinte e con gli anni ho capito, non dico perfettamente, però ho capito che tipo di persona sei. E sinceramente sei un angelo sulla terra che non si trova da nessuna parte, o se si trova è molto raro. Una cosa volevo sottolineare, nelle live, ti prego, cerca di non piangere, perché mi viene a piangere anche a me, credimi. Quando io ti ho donato quei 5 famosi euro, credimi, non credevo di farti piangere in quel modo, credimi, io l'ho fatto con il cuore. E dicendoti questo, la voce mi si sta anche abbassando. Allora, credimi che io per donare dei soldi a qualcuno deve veramente partirmi dal cuore. Non è che non sono mai stata una persona comunque che lo dà a chi, al primo che passa per strada. Io sinceramente, se devo donare dei soldi, lo faccio a persone che davvero lo meritano, che necessitano di soldi, anche se io magari in questo momento non sto bene economicamente parlando. Però credimi, se noi ti vogliamo donare qualcosa a te, è perché noi sappiamo che tu sei una persona valida. Magari risulterò banale, magari sono parole già state dette, eccetera, eccetera, però in un video dovevo già essere spicciola, invece ci avrò messo 300 anni per dire la stessa cosa. Però sappi che quello che noi facciamo, lo facciamo perché tu sei sempre gentile con noi e ti rapporti con il mondo in una maniera che veramente oggi io faccio fatica a trovare. Con le amicizie non sono messa benissimo, perché io cerco sempre di dare l'anima in qualsiasi tipo di relazione e molto spesso vedo che ci sono degli interessi. Però vedo che tu dai un certo valore all'amicizia e intorno a te. A nome di tutti comunque, e a nome mio e a nome della mia gattona qui, grazie di cuore, davvero. Aggiungo anche che, parlo per me ovviamente, sei come una sorella che non ho avuto. Penso di aver già parlato troppo, ho detto un sacco di forse banalità. Spero di no, comunque sono convinta di aver detto tutto quello che sentivo di dirti. Se noi ti vogliamo dare qualcosa, perché tu ci dai tantissimo, credimi, non devo piangere. Niente, adesso concludo, perché veramente andrei avanti all'infinito, ci servono tante altre cose, però il succo è questo. Niente, con questo concludo col dirti buon Natale. Ciao! Buon Natale a te, a Rodrigo e alla tua gattona. Per me il Natale è una festa non plus ultra, la migliore di tutte. Io l'ho sempre vista come un stare in famiglia e tu sei una seconda famiglia per tutti noi. Adesso spero che tu non pianga. Spero tu passi il Natale in serenità con Rodrigo e Robin, perché anche, cioè, anche questo volevo dire, è un ragazzo d'oro. Da tutti noi un buon Natale! È un po' grassuccella, però a 13 anni. Di ciao Luna! Auguro buon Natale anche tu. E non piangere. Già fatto. Adesso io passo la parola a Davide. Ciao ciao! Ok, ne ho approfittato perché la macchinetta stava per interrompersi, io mi devo soffiare il naso. Beh, continuiamo e poi parliamo alla fine. Davide? Ok. Mi chiamo Daniele, grazie Giancarla. Comunque, scherzi a parte. Ciao Diok, come stai? Te l'abbiamo fatta, eh? Allora, ti ho fregato. Ma la sana idea è stata la mia. Quella di radunare tutti quelli della live e fare un gruppo WhatsApp e poi chiedere ad Alessandra se andava di fare un progetto per farti una sorpresa per questo Natale. Ebbene così, se siamo qua vuol dire che siamo riusciti in questo miracolo. È stato un lavoro intenso e anche molto molto impegnativo. Sono qui per dirti grazie. Grazie perché in questo periodo ho scoperto un'amicizia vera, profonda, nella tua personalità. In questo mio periodo non tanto al top, diciamo, tu ci sei stata, a differenza di tanta gente che vedo quasi tutti i giorni
che diciamo non si è molto interessato. Tu a distanza di mille chilometri, perché sei in Spagna, quindi diciamo non sei molto presente, non sei molto vicino, ti sei preoccupata giorno dopo giorno, mi continuavi a chiedere come stai, come non stavi su Messenger, e ti sei molto preoccupata della mia persona, del mio essere, di un tuo iscritto, e questo mi fa molto piacere. Sono contento di essere riuscito in tutto questo casino, perché questo è stato un casino, e veramente abbiamo capito cosa fai tu per far sorridere e far star bene noi. Hai fatto tanto, perché quando fai dei video non ti metti lì soltanto a giocare o cosa, dietro c'è un grosso lavoro, c'è un progetto dietro, c'è un'idea, e poi nell'editing video c'è tutto un lavoro dietro. E i miei colleghi, Alessandra, Valentina, Amici Vivo, Ignazio e tanta altra gente, che non mi ricordo tutti i nomi, ha capito veramente il lavoro che c'è dietro, e non è una cosa semplice, è stato abbastanza complesso. Questo che tu stai vedendo a prodotto finito per noi è stato tipo un lavoro di un mese e mezzo buono, quindi giorno su giorno, poi l'audio, il montaggio video, i file corrotti, non funzionava l'audio, è stata veramente un'impresa, è stata veramente un'impresa, è stato veramente un casino, è stato veramente un casino, però ci sono stati momenti in cui veramente pensavamo, almeno io pensavo di mollare tutto, perché non riuscivo più ad equilibrare tutto, a chiedere alle persone, poi trovavo, risolvevo un problema, ne venivano fuori due, riuscivo a risolvere tutto e si bloccava il computer, quindi è stata veramente una prova anche di nervi, è stato veramente un miracolo. Comunque, detto ciò, rubo un minuto e mezzo perché volevo dirti alcune cose, come se ti avessi qui davanti. Cosa che spero che avvenga il più presto possibile, perché sono contento di aver fatto la tua amicizia e la tua conoscenza. Anch'io. La cosa importante che devo dirti è che ti voglio bene. Sei una bella persona, non mi sarei mai aspettato tale affetto da una persona così distante. Non mi sarei mai aspettato un affetto nei miei confronti, perché da come ti seguo, ok, mai e poi mai avrei pensato che la distanza, con la distanza si fosse creato un legame così forte. Io ti seguo da quasi 3 anni. Il mio primo video fu la prima puntata di Life is Strange, nella quale diciamo ero rimasto colpito dalla tua personalità e da quel berretto che avevi, quindi sono rimasto così colpito, e da lì mi hai fatto simpatia. Ed è difficile, perché quando guardo i video random su YouTube è difficile che una persona mi susciti interesse, simpatia. Ci metto molto 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 tempo. Grazie. Molte volte ho detto, ora gli scrivo, ora gli dico anche solo ciao, sono un tuo fan, e tra me e me pensavo, madonna, chissà quanti messaggi gli arrivano che non sarà neanche a leggerli, non gliene fregherà niente. E poi una sera, magari in una sera in cui ero solo in ospedale, avevo bisogno, ero anche un po' giù, e con le tue live mi tiravo un po' sul morale, ho visto che mi hai risposto a un commento, e da quel commento ti eri già preoccupata per me, per il mio stato di salute e tutto. E la cosa mi ha molto colpito, perché non ho mai pensato che una persona così distante si possa interessare, che in fin di conti non mi hai mai conosciuto, non mi conosci, siamo sconosciuti, io non ho mai visto te, tu non hai mai visto me. E mi ha fatto molto piacere, è stata una cosa che mi è veramente piaciuto. Sono contento perché mi hai stimolato a creare un qualcosa. E questo, l'idea del gruppo di WhatsApp, l'idea di WhatsApp, l'idea di creare un video, auguri di Natale, che verrà una cosa assurda, e sono contento, orgoglioso che sia il mio primo video in cui tu sarai il fulcro, diciamo, l'essenziale.
Sono veramente contento. Detto questo, non mi sarei, torno a ripetere, sono contento e non mi sarei mai immaginato di tutto ciò. E mi hai dato spunto in un momento non tanto allegro, mi hai dato spunto, mi hai motivato, mi hai dato l'energia di creare un progetto, e anche io sto creando un canale adesso. Anzi, ringrazio anche tutti gli altri che mi hanno sostenuto in questa idea. Chiedo solennemente scusa per essere stato assillante per arrivare a un prodotto finale di questo mio progetto. Grazie e auguri di buon Natale anche a voi, tra parentesi. Grazie, non c'è un'altra parola oltre alle grazie. Ti voglio bene. Questo te lo dico come se ti avessi qui davanti. Io spero con tutto il cuore che un giorno ci incontreremo, anche con tutti gli altri, perché non lo so, è nato un qualcosa tra noi, un legame che se non ci si sente due, si chiede come sta, ci si chiede, ci si sente anche al telefono, come te, come ad esempio te, io non ti ho sentito, non ti ho cercato per un paio di giorni. E tu mi hai scritto, ehi, tutto bene? Cose che da persone che vedo tutti i giorni non ho mai riscontrato, non ho mai avuto questo interesse. Ti ringrazio per essermi stata vicina in un momento non tanto allegro, devo essere sincero. Grazie per essermi stato vicino ed avermi ascoltato, che è una cosa che ultimamente non tutti fanno perché non hanno molto diciamo interesse, ognuno pensa un po' a se stesso, poi fino a un certo punto poi non interessa più niente. E ti ringrazio per i grazie a Tony che mi hai fatto su Messenger, e avevi ragione su tutto, ci siamo capiti benissimo su cosa. Detto ciò, sono contento di essere riuscito a fregarti, sono contento che quelle donazioni, le tue reazioni alle donazioni in live ti abbiano fatto piangere come non so che cosa, sono contento che il pacco ti sia arrivato con il regalo e tante altre cose, e sono contento di far parte di un video, o se farò parte di un video dove tu lo aprirai. Sono contento davvero di tutto questo, ma soprattutto sono contento di aver trovato una cosa che non avevo da tanto tempo, una vera amicizia. Sappi che potrai sempre contare su di me, anche sugli altri, i contatti di Messenger ce li abbiamo, e niente. Ora mi sa che devo interrompere, se no mi commuovo e non voglio farti piangere. È meglio così. Comunque, detto ciò, dalla camera mia, da Loano, io ti ringrazio, ti auguro ancora buon Natale, felice anno nuovo, a te, a Rodrigo, alla tua famiglia, a Robin, a tutti i tuoi iscritti, al tuo canale. Buon Natale, Jock, ti voglio bene. Ti ringrazio. Aspettate allora. Leggiamo quello che ha scritto. Cara giocherina, se ti conosciamo almeno un poco, a questo punto il tuo vicino del piano di sotto si starà lamentando per la perdita d'acqua proveniente dal tuo appartamento. Ok, scherzi a parte. La verità è che sei una persona molto amata, amata dalla tua famiglia, da Rodrigo e pure da noi. E di questo non te ne devi mai dimenticare. Grazie. Nel nostro piccolo abbiamo deciso di mostrartelo in questo modo e di rendere per quanto possibile il tuo ultimo Natale fuori dall'Italia un Natale da ricordare.
Siamo stati alle prese ognuno con le nostre piccole difficoltà. Difficoltà con l'attrezzatura, con il software, con il tempo. Alcuni hanno avuto il problema della voce e della salute che mancava. Tutti noi abbiamo affrontato il disagio di stare davanti ad una telecamera e cercare di spiegare con parole comprensibili quanto tu sia importante nella nostra vita, nelle nostre vite. Perché c'è poco da fare, ci sei entrata nel cuore ed ora non ne esci più. Lasciatelo dire, ci hai fatto dare il meglio di noi. E questo è un dono che hanno in pochi. Siamo fieri quindi di aver partecipato a questa incredibile, faticosissima, meravigliosa avventura. Un'ultima cosa, e poi basta, promesso. Dovunque tu sia, qualunque cosa tu faccia, non resterai mai sola. Credici, ti vogliamo un mondo di bene, buon Natale e felice anno nuovo da Ignazio, alias The Wolf Denton, Stefano, alias Vice Divo, Alessandra, alias Troppo Pigra per avere un nick, Andrea, alias Bosco Incantato, Patrick, alias Papi No Mercy, Valentina, alias Lady Vale 93, Daniele, alias Daniele. E raga, che aspetta, che vi aspettate che dica? Che penso sia stato uno dei pensieri, una delle trovate più belle che io abbia mai ricevuto. Direi in vita mia e da quando ho un canale, ovviamente, e chi mai si aspetterebbe, ragazzi, di ricevere un dono del genere dai propri iscritti, che ormai c'è un, a sto punto non so, cioè considerarvi iscritti non è la stessa cosa. Penso che ormai sì, ci si possa considerare praticamente amici, ragazzi, questo lo diciamo sempre durante le live, diciamo sempre che la community che si è venuta a creare credo non esista da qualche altro youtuber, perché è vero, non siamo tantissimi e questo per fortuna mi permette di leggere sempre tutti i vostri commenti, e questo per fortuna ha fatto sì che si creasse questo rapporto così speciale fra di noi, fra di voi, fra tutti noi. E Alessandra aveva ragione, come mi diceva su Instagram tipo 2 giorni fa, vedrai che succederà qualcosa durante questa settimana che ti farà dire che bello questo Natale. Ed effettivamente è vero, ragazzi, perché vi ripeto, è stato, cioè, è indescrivibile, ragazzi, io non riesco nemmeno a descrivere a parole come mi sento adesso. Ed è stata una cosa veramente speciale che sicuramente mi porterò nel cuore per sempre. E sono contenta che possa essere sul mio canale, perché queste non sono cose che si vedono tutti i giorni qua su YouTube. Se la gente può spargere odio, sparge sicuramente odio, piuttosto che cercare di trasmettere bei messaggi. E per questo sono contenta che questo video sia su YouTube e possa essere anche sul mio canale a perenne ricordo, perché non è una cosa che si vede spesso, anzi forse non si vede più e mai qua su YouTube, e voi l'avete reso possibile, ragazzi. Quindi sono io, anche se vi ringrazio sempre e mi sembra una parola ormai vuota tra virgolette, nel senso che non mi sembra abbastanza ringraziarvi per tutto quello che fate, ragazzi, e quindi
È però l'unica cosa che posso dire adesso. Grazie di cuore per tutte le cose che avete detto, carine, tutti i pensieri meravigliosi che avete espresso. Grazie per esservi impegnati per un progetto che comunque appunto non era facile, non è stato facile, mi rendo perfettamente conto perché specialmente quando si è in tanti ragazzi, appunto magari non è facile riuscire ad organizzare bene il tutto, immagino magari problemi tecnici, insomma è stato sicuramente un progetto molto molto difficile da portare a termine e quindi grazie veramente nell'anima ragazzi di tutto. Spero anche ovviamente di potervi incontrare presto e non so che altro dire. Io penso, spero che insomma le mie lacrime e anche il mio silenzio durante il video, ovviamente perché dovevo ascoltarvi, siano riusciti a esprimere quello che ho provato di fronte a queste clip. Quindi non posso che ripetervi grazie, grazie a tutti, grazie a Daniele per l'idea, ma grazie a tutti voi ragazzi, davvero. È stato semplicemente meraviglioso, questo Natale sarà meraviglioso anche per questo motivo. E voi dite sempre che sono io a farvi fare un sorriso, siete anche voi ragazzi che riuscite a farmi fare un sorriso. Ed è speciale, quindi grazie di cuore. Penso che a questo punto lo speciale natalizio sul mio canale sarà questo, per cui ne approfitto per augurare a tutti voi, quindi allora a tutti quelli che hanno fatto il video, ma comunque a tutti quelli che stanno guardando questo video, un buon Natale. Vi auguro che possa essere felice, sereno. Vi auguro anche un felice anno nuovo, in anticipo, però di solito si fanno gli auguri insieme, per cui buon Natale a tutti, ragazzi. Io vi mando un abbraccione gigantesco, un bacione altrettanto gigantesco. Ci si vede presto sul canale. Grazie ancora a tutti ragazzi. Questo video termina qui. Vi voglio un mondo di bene, dire poco. Ciao a tutti ragazzi.